Stefano De Martino tornerà presto in TV? I fan dell'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi continua a rimanere con il fiato sospeso, in attesa di buone notizie in merito. Il dubbio è su quali siano i progetti futuri per De Martino, in seguito all'uscita dalla Corte Mariana e l'approdo alle Honduras grazie all'Isola dei Famosi. Ad esperimento concluso si tirano le somme, ritornerà nel reality come inviato? Dopo aver tenuto banco fra il gossip estivo, a quanto pare il ballerino non ritornerà sui suoi passi e non lo vedremo ad Amici 18. Il tutto confermato da una frase in particolare di Laura Carafoli, creatrice dei palinsesti Discovery, che come ricorda Blog ha annunciato delle novità nella conduzione, anche se i nomi per ora non sono noti. Stefano De Martino potrebbe svelare qualcosa di più a Domenica in Oggi, 14 ottobre 2018, grazie alla sua presenza degli studios di Mara Vernier. La Rai accoglierà così uno dei volti più amati dalla generazione dei giovani e giovanissimi, con cui la conduttrice si assicurerà molto probabilmente un nuovo picco di ascolti. Stefano De Martino, amori di grande interesse per le pagine rosa. Gli amori di Stefano De Martino sono di grande interesse per ammiratori e pagine rosa, così come quelli di Emma Marone. Più volte si è parlato di un possibile ritorno di fiamma fra i due, una speranza legata più che altro ai desideri di tutti i fan. Archiviato per qualche mese il capitolo Brown, il ballerino dovrà rispondere invece ad una delle domande più quotate del momento: è davvero finita con Gilda Ambrosio? La stilista è riuscita a rubargli il cuore l'anno scorso ed in seguito la loro frequentazione sarebbe scemata nel giro di pochi mesi. Eppure esiste ancora una possibilità che Gilda sia ancora presente nel cuore più ambito dalle italiane. Dopotutto appena un mese fa il diretto interessato ha raccontato al settimanale Grazia di considerare la stilista come una persona molto importante della sua vita. L'Ambrosio per ora non lo ha convinto a dichiararsi fidanzato in via ufficiale, anche perché Stefano crede che non ci sia una definizione precisa per la ragazza con cui spesso e volentieri viene paparazzato lungo le strade italiane. Sono un uomo inaddomesticabile, ha inoltre sottolineato sfatando qualsiasi mito che lo riguarda, soprattutto i rumors sul fatto che possa essere uno degli scapoli più desiderati nel nostro paese. Io non ci sono mai, ha aggiunto ancora pur non negando di avere ancora una visione romantica dell'amore e soprattutto di credere che quel forte sentimento in una coppia porti sempre ad una fine. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.